bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio, come ogni settimana, farvi vedere la settimana numero 8 completa in ogni sua parte, ragazzi. Un sacco di trucchi, un sacco di cose interessanti che vi permetteranno di svolgere tutte le missioni di questa settimana e quindi poter raggiungere in maniera molto più veloce il tanto ambito livello 100 del pass battaglia, ovviamente se non avete utilizzato il glitch. Quindi ragazzi, sbloccare Manny e cominciare a fare i punti esperienza per sbloccare tutte le diverse fasi. Voglio parlarvi oggi, ragazzi, ovviamente della location del nuovo stendardo segreto, quello che è presente questa settimana. Vedremo anche come ballare davanti ai trofei di pesca e fare i minigame dei clown. Intanto ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono i miei video, di lasciare un bel pollicione in su, non dimenticatevelo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Prima di cominciare ragazzi, una bella domandina con la facile facile: a che livello siete? Ditemi un po' qua sotto nei commenti. Io sono a livello 86 e quindi ragazzi ancora 14 livelli per il livello 100 stagionale e quindi il nuovo spray segreto. Parliamo però subito delle sfide, le vediamo molto velocemente. Visita dei luoghi nominati in un singolo match, 4 luoghi. Completa i mini giochi dei clown. Fase numero 1, usa un rampino. Balla davanti a un trofeo di pesca in luoghi nominati, fai punti con le acrobazie dei veicoli, 250.000, elimina nemici con fucili d'assalto o 6 colpi e fase 1, visita corso commercio e rifugio ritirato. Quindi ragazzi, come si dice, datemi un secondo, ok perfetto, intanto si perde via, non si sa dove si perda via. Cominciamo subito ragazzi parlando della missione dove dobbiamo fare 250.000 punti con le acrobazie dei veicoli. È semplicissimo ragazzi, c'è un metodo velocissimo per poterlo fare, quindi vi consiglio di andare nel boschetto bisunto. Quindi scendiamo e raggiungiamo i due quad, quelli che sono all'esterno del negozio. Ovviamente vi ricordo ragazzi che non potete fare questa missione in parco giochi, quindi fatela magari nella nuova modalità oppure nella disco domination, vedete un po' voi. Da qui ragazzi basta semplicemente spostarsi dove c'è la zona corrotta e, sapendo che ogni cratere ci permette di non subire danni al momento della caduta, saltarci sopra, fare un backflip indietro e utilizzare la scia, la spinta, per rimanere ancora un po' più in aria. E come vedete ragazzi, i punti sono molto più di 250.000. quindi ragazzi andiamo avanti e parliamo subito della location del banner segreto. Anch'io non vedo l'ora di vedere quale sia. A me sinceramente piace tantissimo che Epic Games dia i banner per ogni tanto durante le settimane per utilizzarli nel Battle Royale. Quindi ragazzi, per questa settimana dobbiamo atterrare, al laboratorio della latrina. Esattamente, dobbiamo atterrare sul tetto dove ci sono i due camini, uno dei quali è quello con il paracadute della skin AIM. Lo stendardo segreto apparirà ragazzi però di fianco al camino, quello senza paracadute. O qui ragazzi, bene o male la posizione è questa. Mi raccomando, ricordatevi che dovete completare però prima tutte le sfide per poter ottenere lo stendardo segreto. Andiamo avanti ragazzi e parliamo della sfida dove bisogna visitare le due location contemporaneamente. Ovviamente cambiano ogni volta che facciamo le fasi, dovrebbero essere 4 o 5 fasi. Non c'è molto da dire se non quello di seguire ovviamente e di scendere nella prima location e poi di andare verso la seconda. Vi consiglio di giocarvela nella disco domination, che almeno avete tutta la mappa disponibile subito, se no vi capita magari di entrare in una partita nella modalità battaglia contro il cibo e non siete nella parte giusta. Quindi provatela in disco domination, che ci sta assolutamente, e ovviamente cercate di trovare dei veicoli per potervi facilitare un pochettino la missione.
avanti ancora molto velocemente con un'altra missione, ragazzi, che è a stage, quindi a fasi. La prima, ragazzi, è quella di utilizzare un rampino. Molto probabilmente la seconda sarà quella di utilizzare un rift portatile. Probabilmente ci saranno anche da utilizzare i palloncini. Si potrebbe anche questa suddividere in 3 o 4 fasi. Niente da dire neanche su questa di esagerato. Vi consiglio semplicemente di concentrarvi magari sulle altre partite, sulle altre missioni, e sicuramente troverete il vostro rampino, i palloncini o il rift, e quindi potrete completare pian pianino anche questa missione. Ma andiamo avanti, ragazzi, parliamo di una delle due missioni più importanti di questa settimana, che è quella dei minigiochi dei clown, ragazzi. Quindi abbiamo visto come ci siano, li troviamo penso di già in parco giochi, ci siano già dei nuovi minigame che mostrano la testa di un clown con tanti buchi in mezzo, e da questi buchi, una volta attivata, appariranno dei palloncini che noi dovremmo semplicemente scoppiare. Il modo più comodo è ovviamente quello di starci sopra con il piccone, in modo che potete fare senza problemi il minigioco. Ma vediamo, ragazzi, dove sono le location dei minigiochi. La prima ovviamente è quella che avete visto fino adesso, che rimane al circuito dei quad. Andiamo avanti e andiamo fino a Parco Pacifico, dove la seconda è vicino al campo da football americano, da rugby, chiamatelo un po' come volete. La terza è nella casa isolata, questa che è quella praticamente tra laboratorio della latrina e le fabbriche, quelle che ci sono lì vicino. Avanti ancora, dove ne troviamo il penultimo, vicino al ponte, quello che rimane praticamente vicino al palmetto paradisiaco, eccolo qui. E l'ultimo, ragazzi, invece è nella location dove ci sono tutti i camper, qua proprio nella parte esterna verso nord. Ne troviamo un altro, l'ultimo, e quindi una volta giocato potremo completare anche questa missione. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo della missione che parla di visitare 4 location in una singola partita. C'è un metodo molto molto comodo per poter fare anche questa missione senza dovervi scervellare, e il mio consiglio, ragazzi, è quello di atterrare nella pista da quad vicino a Crocevia del Ciarpame. Una volta che atterrate qui, prendete ovviamente un quad e fate questo percorso. Andate a Crocevia del Ciarpame, basta che ci passate in mezzo, seguite fino a Montagnole Maledette, andate a Parco Pacifico e da Parco raggiungete il lago. Da lì, ragazzi, avrete comunque completato la missione molto molto velocemente. Ma andiamo avanti e parliamo di un'altra missione importantissima, ragazzi, che è quella di dover ballare davanti a dei trofei di pesca. Una missione unica, mai vista prima, e davvero divertentissima, perché ogni volta che balleremo davanti a un trofeo di pesca, il pesce si muoverà e ballerà insieme a noi. Vediamo subito, ragazzi, le location, che è quello che ci interessa. Allora, la prima location è nella casa blu, quella Borgo Bislacco, in poche parole la casa, quella che ha il bunker sotto. Ci balliamo davanti e il pesce si muove. La seconda è la più divertente, ragazzi, perché è quella a Corso Commercio, e noi possiamo tranquillamente fare una rampa e andare davanti a questo pescione enorme, ballarci davanti, e balla pure il pescione. Per qualche strano motivo, se non dovesse andare bene questo pescione, basta entrare qua nel negozio e c'è un altro trofeo normalissimo, dove invece sicuramente la missione verrà contata. Andiamo avanti, perché ce n'è uno anche dentro questo stanzino dei magazzini muffiti, quindi molto velocemente. Avanti ancora, sotto al bunker di Bosco Blaterante, qua in mezzo, eccolo qua, ragazzi. Arriviamo anche qua e balliamo un'altra volta. Andiamo a Rifugio Ritirato, dove possiamo vedere nella casa, quella di legno, un altro trofeo di pesca. A Crocevia del Ciarpame, nell'edificio principale, ce n'è un altro. Nella casa di Lande Letali
al piano terra, appena entriamo sulla sinistra, vicino al camino ce n'è un altro, e nel negozio di Boschetto Bisunto, come vedete, anche qui dovesse servirvi, ce n'è un altro. Quindi un'altra missione completata, ragazzi, e per chiudere questo video parliamo dell'ultima sfida, che non c'è nulla da dire in realtà, che è quella di fare 2 kill o 3, adesso non sappiamo, con la 6 colpi o con la R. L'unico consiglio che posso darvi ovviamente è quello di giocarvela o nella modalità battaglia con il cibo o nella disco nomination. Sicuramente un paio di kill le farete senz'altro. Beh ragazzi, io spero che anche questa settimana vi sia piaciuto il mio video sulle sfide della settimana 8. Vi ricordo, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live. Ciao!